Buonasera, buona domenica a tutti e oggi con una rubrica speciale con Cucina con Michela. Allora, che cosa vogliamo fare prima di iniziare la nostra rubrica? Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno rifatto la torta pasqualina, ve la ricordate? E allora vado a ringraziare Patrizia Castaldo, me li sono segnati perché poi mi dimentico i nomi. Patrizia Castaldo, Teresa Scotto di Gregorio, Antonella Zeccolella, Chiara Scotto di Minico, che hanno postato le foto. Poi, spero mi sentiate, mi sentite, vero? Allora, vediamo. Io vi leggo dall'altra parte perché ho la telecamera lontana. Buonasera, mi sentite? Ditemi che mi sentite. Allora, io vi leggo da qui. Ok. Vi leggo da qui e abbassiamo il volume, così vi leggo tutti quanti da qui. Ok, anche Teresa stanno guardando il video, allora tutto bene, mi state guardando. Perfetto, allora stavo dicendo, prima di iniziare, mi sentite, vero? Si forte e chiaro, perfetto. Prima di iniziare volevo ringraziare chi ha realizzato la torta pasqualina. Ed è stata Patrizia Castaldo, Teresa Scotto di Gregorio, Antonella Zeccolella, Martina Longo, Chiara Scotto di Minico, Lucia Scotto, Valentina Marino, Francesca Fra e poi ci sono tante altre che me l'hanno mandata in privato, ma le dovete postare voi. Quindi grazie di cuore. Poi, un'altra cosa bella che mi è successa stamattina è che ho incontrato direttamente dal web, quindi una mia carissima amica, una nostra amica che è sempre partecipe alle nostre dirette, alle nostre rubriche, è Giuseppina Auletta, che spero sia con noi. Eccola qua, ciao tesoro! Allora, Giuseppina Auletta è venuta a Procida per farsi un giro turistico, ma è venuta anche per incontrare me e ci siamo incontrate stamattina, se avete visto la foto. Inoltre mi ha portato un pensierino, ma bellissimo, che ho gradito tantissimo, perché proprio lei mi diceva: Michela, brava, lei ha l'uncinetto, vi faccio vedere, una presina, guardate com'è carina, fatta a mano, perché richiama i colori del mio piatto con la stampa e i sapori di Procida di Michela, che dopo vi farò vedere per impiattare. Allora, oggi che cosa? Quindi grazie Giuseppina, grazie a tutti quanti voi. Come vedete il mondo è piccolo, no? Ci si può sempre incontrare, eh? Magari un giorno vengo io lì da voi da qualche parte e ci incontriamo, oppure viceversa. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi, come sapete, è domenica, per cui facciamo una diretta speciale, una rubrica speciale, perché faremo questa rubrica Cucina con Michela. Io non so se qualcuno di voi ha preparato qualcosa, fatemi vedere. Ciao Tiffany, tesoro, Carmela, buonasera a tutti quanti. Giusy, ciao Giusy. vediamo se qualcuno di voi ha preparato qualche ingrediente per poter, insomma, realizzare questa ricetta della mia isola, che poi è riferita al periodo di Pasqua, ovvero le fave con pancetta e cipolla fresca. Ovviamente le fave dei nostri orti, dei nostri orti procidani, quindi sono fresche. E poi faremo del pane in padello, ovvero delle sfoglie di pane molto sottili, molto croccanti, simili al pane azimo. Però il pane azimo non ha lievitazione, io qui non ha lievito, qui metterò un po' di lievito, ma giusto per velocizzare la ricetta, ed è viene buonissimo. Adesso li facciamo insieme, vediamo se c'è qualcuno. Ciao Giovanna, presente, ecco Tianari. Buonasera. Allora, io al momento vi ho messo qui, quindi siamo di fronte proprio per parlare un pochetto, no? Perché la domenica facciamo anche un po' di salotto, no? Quindi ci siamo belle di fronte, poi dopo vi sposto con l'asta perché credo che non riusciate a vedere sui fornelli quello che andremo a fare. Allora, indossiamo il grembiulino e poi iniziamo a preparare la sfoglia, così la lasciamo riposare un pochetto e poi ci dedichiamo alle fave. Allora, vediamo. Mina, ciao, buonasera. Yvonne, buonasera. Eccomi qua, mettiamoci questo grembiulino, perché altrimenti ci sporchiamo, visto che comunque dobbiamo andare ad utilizzare la farina, quindi facciamo così. Filomena, buonasera. Allora, vediamo,
facciamo così. Rita, ciao, eccoti. Antonio, buonasera. Ecco, Antonio, tu stasera non puoi mancare perché sei un procitano doc, quindi tu ste fave, sicuramente pancetta e cipolla, la sai come ricetta, no? Che poi d'altronde è una ricetta povera, contadina, che poi è stata arricchita nel tempo con la pancetta. Tant'è vero che si va a cucinare in padella, parliamo della cipolla fresca, si va a cucinare con lo strutto, che è il grasso di maiale. Io ho preparato la ricetta originale, però potete sostituire tranquillamente con l'olio che sa vergine d'oliva o un olio d'oliva tranquillamente. Una ricetta semplice ma ottima. Sì, Teresa, veloce veloce una favola, è vero? A proposito, ma siete state proprio brave quelle che avete fatto, insomma, che avete riprodotto la torta pasqualina, bellissima. Avete anche fatto, chi ha fatto i fiorellini per togliere, come dico io, quelle brutture della pasta frolla, eh? Siete state bravissime perché avete fatto anche quei disegnini, diciamo così, quegli stampini, chi ha cuoricino, chi ha fiorellini. Brave, ma le avete fatta benissimo, cioè proprio uguale a me. Ah, che soddisfazione, brava. Allora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a prepararci questa sfoglia, ok? Allora, la prima cosa che andiamo a fare è mettere la farina nella nostra ciotola. 200 g di farina 00, che potete sostituire con farina 0, farina di semola, farina di cereali, farina integrale, con quello che, insomma, con le farine che avete. Io però utilizzerò quella classica, appunto per non mandarvi in tilt, perché spesse volte quando sentiamo dire in una ricetta la farina doppia forza, la farina così, iniziamo a dire oh oh, e che cos'è, e come si fa, e allora facciamo farina 00. Poi voi potete sostituire la 00 con quello che avete in casa a disposizione. A posto. Allora, 200 g di farina. Poi andiamo a mettere prima le polveri, per cui aggiungiamo mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate. Ed ecco qua. E mescoliamo. Vado ad aggiungere un pizzico di sale, che poi queste, insomma, sfogliette di pane, sfogliette di farina, poi dopo ci daremo un nome, sono talmente semplici, sono talmente sottili, friabili, che poi non necessitano di troppo sale, perché andiamo ad inzupparle, ad accompagnare, insomma, queste nostre verdure, che in questo caso sono le fave. Vediamo qua chi ci sta, ci sono tante altre persone in diretta, bene bene, e allora andiamo ad aggiungere 20 ml di olio di semi di girasole, ed anche questo è fatto. Mescoliamo un pochetto e aggiungiamo 100 ml di acqua a temperatura ambiente e mescoliamo. Se vediamo che l'impasto è troppo molliccio, aggiungiamo un pochetto di farina per compattare, appunto, il nostro impasto. È un pochetto molliccio, quindi andiamo ad aggiungere giusto una manciata di farina e io inizio ad andare con le mani. Quindi avete visto che l'impasto è semplicissimo, non ci vuole niente come sempre. Ciao Maria, cosa stai facendo? Silvia, stiamo facendo, innanzitutto mettiamo un altro pochetto di farina per far legare meglio l'impasto, stiamo facendo delle sfogliette di pane che poi facciamo un attimino riposare, poi andiamo a passare in padella. E poi faremo delle fave fresche di giardino, quelle tenere, le primizie, con cipolla e pancetta. Vado a mettere qui sul piano di lavoro, cospargo un pochetto con farina e impasto. Guardate l'impasto com'è morbido? Ecco qua, dobbiamo farlo asciugare, per cui ci vorrà un pochetto di farina se occorre. Aspettiamo e vediamo. Intanto io vi saluto. Ciao Vincenzina Salerno, ecco, io ho di qua il telefono così vi vedo meglio e vi posso salutare e leggere tutti. Allora, Nunzia Minieri, ciao tesoro, ti ho vista, eccoti qua. Salvo, buonasera, vedete già si inizia, guardate, ma quella che era, erano 200 grammi di farina più o meno, e già si sta compattando tutto, vedete? Allora, ciao Silvia, grazie a te. Allora, lo slogan, diciamo lo slogan, veloce veloce una favola, contento Mario?
ormai questo è diventato il mio slogan, per cui un po' tutti lo conoscete. Stamattina anche Giuseppina questo mi diceva: ma tu fai le cose veloce veloce in una favola. E sì, e questo è il mio slogan. Ciao Maria Teresa. Allora, stendiamolo sempre, vedete? Perché essendo che comunque non deve lievitare, nel senso che non necessita tempi di lievitazione, noi andiamo a lavorarle per bene questa qui, in questo caso questo impasto qui, perché così con il calore delle mani riesce a lievitare meglio in padella. Ok, allora l'impasto, vedete, ha asciugato anche il piano, per cui è perfetto, e lo lasciamo stare così. Però che cosa facciamo? Facciamo una bella cosa, perché da questo filoncino che andiamo a stendere, vedete, dobbiamo ricavare delle palline che poi andiamo a stendere col mattarello, e quindi mi servirà un coltello. Andiamo a tagliare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Andiamo a stendere un pochetto. Facciamo la famosa pallina e mettiamo qua. Proseguiamo con le altre. Comunque ci hanno un pochetto di lievito, avete visto? Abbiamo messo una mezza bustina di lievito istantaneo, per cui lasciamola riposare un attimino e ci dedichiamo alle nostre fave, che poi queste fave, che sono dei legumi, no? Sono dei legumi freschi proprio coltivati, che vengono coltivati nel sud d'Italia, nella maggior parte delle, insomma, delle zone sud d'Italia, sono dei legumi comunque poco calorici, contengono ferro, possiamo cucinarli in qualsiasi modo, e uno di questi è proprio insomma in padella. Proprio prendiamo queste qua tenere, proprio le prime. Allora lasciamo un attimo le mani e lasciamo stare le nostre palline qui. Ok, dopodiché che cosa facciamo? Vi devo spostare vicino a me, però vi faccio vedere prima che cosa andiamo a prendere, insomma che cosa dobbiamo preparare. Queste sono le fave, che vi sembrano poche, ma in realtà vi giuro sono mezzo chilo di fave, ma sono talmente piccole, talmente tenere, che sembrano niente. Comunque sono mezzo chilo di fave pulite. Chi è qui? Buonasera tesoro, ti mando un saluto a Lampedusa, abito a Novara e sono del paese della Madonna dell'Arco. Ah, salutami la Madonna dell'Arco, eh? Io sono molto devota, la mia famiglia e anche io, e delle tue ricette le conosco benissimo, mi fa piacere, un bacione, grazie. Grazie. Ecco, vedi Anna, mi hai fatto ricordare l'infanzia, perché io alla Madonna dell'Arco, come tantissimi procidani, siamo molto devoti e ci andavamo spesso, insomma, si pernottava lì, si faceva la festa e tante cose, quindi io mi ricordo di 30 anni fa e più che ci andavamo. Adesso si va sporadicamente, poi c'è stato il caso Covid, la chiesa è stata chiusa e tante cose, ma ci ritornerò, eh? Grazie Anna. Allora, torniamo a noi. Questi ingredienti, quindi le fave mezzo chilo pulite, poi qui ho una cipolla fresca sempre dei nostri giardini, quindi la andiamo a sfilettare e a cuocere in padella, e poi abbiamo la nostra pancetta che andremo a cuocere lo stesso in padella con dapprima con la cipolla e quindi con lo strutto, ok? Quindi facciamo così, venite con me di qua, vi vengo a prendere, aspettate che io devo fare il giro di Parigi e vi porto, eh? Aspettate un attimino. Allora, vi porto con me di qua e poi dopo andiamo a stendere di nuovo quello che a noi serve. Aspettate che adesso vengo di qua, pure perché avendo il microfono, eccomi, sono qui, eccomi qua. Allora, sì, le fave sono buonissime, anche perché, vi dicevo, contengono anche molto ferro. Poi sono dei legumi che, insomma, si hanno in questo periodo, nel periodo della primavera-estate. Quindi, voglio dire, sono proprio al bacio, eh? Allora, vi giro verso la padella che qui ho preparato. Togliamo il coperchio e prendiamo un cucchiaio di strutto, che è il grasso di maiale,
Eccolo qua. Poi che cosa facciamo? Tagliamo in modo sottile sottile la nostra cipolla. Iniziamo ad accendere. Ecco qua, questo non ti serve. Cipolla fresca, abbiamo detto, eh? Ma quello poi in effetti possiamo cuocere, mangiare le nostre fave. Ecco il classico, si mangia con i salumi, con la famosa caciotta salata, la ricotta salata, con i vari formaggi. Quindi voglio dire, si mangia con la famosa pizza salata di Pasqua, che poi se avremmo tempo insomma la facciamo insieme sicuramente. Ecco qua, poi fatele più grandi, più piccole, fettine più grandi, più piccole, vedete voi insomma, poi più fate, più sciacquo un attimo le mani, eh. Queste ricette qua sembrano banali, però non è vero, perché un tempo, ecco, una volta, tutte queste ricette, i contadini, che tenevano i loro orti, i loro prodotti e quant'altro, come facevano? Che cosa avevano? Essendo che avevano sempre questi prodotti, no? Poi un periodo c'era sempre l'abbondanza, le fave, il periodo di fave, sempre fave, sempre fave. Allora, giustamente, come bisognava mangiarle? Mica sempre crude. Quindi in un certo qual modo si inventavano anche come poterle fare. Tanto è vero che anche noi qui a casa qualche volta facciamo, ciao Nella tesoro, facciamo, Felicia, le fave sono buonissime, una ricetta ci voleva, sì, una volta si faceva, cioè tutt'oggi, chi lo vuole fare, si fa proprio il pesto di fave. Io se ho tempo, sempre con queste qui tenere, però vedete, sono queste qui proprio tenere tenere tenere, col pesto di fave, che si fa sempre allo stesso modo come se facessimo insomma quello di basilico fresco, solo che prendiamo le fave, poi le andiamo, però la parte interna, noi ci togliamo il bacello esterno, ci togliamo la pellicina esterna e ce la andiamo a togliere, quindi andiamo a prendere la parte interna, quindi ci vuole molta pazienza, andiamo a prendere la parte interna, poi andiamo a frullare con qualche pinola, noce, un pochetto d'aglio, insomma, quello che a voi piace, un po' come se stessimo facendo il classico pesto di basilico. Poi ci mettiamo un po' di parmigiano, adesso ci mettiamo anche la pancetta. Mettiamoci la pancetta, come il classico parmigiano, il classico diciamo pesto, e poi ci mettiamo un po' di parmigiano dentro, poi ci tagliamo le linguine, ci darate quello che volete, insomma, come pasta. Ciao Carmela, grazie, con Anna, non ne parliamo. Il classico proprio è il tortano con fave, quando mettiamo al centro tavolo, non è quella classica pasquetta, centro tavolo è il tortano, e poi accanto queste fave con la caciotta, i salumi, chi più ne mette, insomma voglio dire, c'è la buffata, no? Ciao Barbara, buone le fave. Sì, eccole qua, vedi? Questi sono, ve le ho lasciate proprio così, nude e crude come le abbiamo prese dal giardino, vedete? Queste sono proprio queste qua di giardino, con le cipolle di giardino lo stesso, quindi è una cipolla fresca, e queste sono le nostre fave di giardino, vedete? Quindi noi lasciate qualcuna così, appunto per farvele vedere. Qui soffrigge e si profumo, adesso andiamo a calarci un po' di peperoncino, questo mi sembra un poco troppo, aspettate un momento, troppo grande, un pezzetto, vabbè, mettiamoci un pezzetto, se no qui Gesù, troppo, brucierebbe troppo. Allora, ci tuffiamo le nostre fave, mescoliamo, vorrei che foste qui per sentire il profumo, è un profumo deliziosissimo. Poi che facciamo? Andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco, ok? Poi andiamo a salare un pochetto, vi faccio vedere, saliamo e lasciamo cuocere, ci vorrà pochissimo perché sono talmente tenere che veramente ci vorrà pochissimo tempo, ok? Quindi diamo un'altra mescolata, a posto. Mettiamoci il coperchio e eccomi qua! Adesso facciamo le nostre sfogliette. Allora, adesso come le vogliamo fare le sfogliette? Io se vi giro di qua, voi non riuscite a vedere bene bene. Allora, che cosa faccio? Vi riporto di là
e stendiamo. Ciao Cido, eccoti qua. Vi giro dall'altra parte e iniziamo a stendere le nostre sfogliette. Allora, aspettate che io faccio di nuovo il giro di Parigi. Tanto avete visto, stanno in cottura le fave. E poi stendiamoci prima le nostre sfogliette e poi le portiamo qui e vi lascio qui con me, ok? Allora, vi giro, aspettate, adesso vi giro. Ecco qua. Vediamo se questa è la posizione, dovrebbe essere questa. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, ci siamo. Amore, il piatto di mamma dentro. Facciamo, prendiamo il mattarello e iniziamo a stendere le nostre sfogliette. Che avete visto come le abbiamo fatte? Abbiamo fatto con 200 g di farina 00. Abbiamo messo 20 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di sale, metà bustina di lievito istantaneo per torte salate e poi abbiamo messo 100 ml di acqua. Ho già la sua mamma. Vado, iniziamo a stendere prima con le mani e poi facciamo delle sfogliette sottili, sottili. E qui dice, ciao Giulia! Buonasera cara, Elena, anche io adesso mi giro e vi saluto, Antonio. Allora vi faccio vedere com'è morbida e come non è più appiccicosa, vedete? Non ho fatto niente. Stendiamola ancora, perché deve essere proprio sottile sottile. Su queste cose voi sapete, io ci tengo perché ci vuole un po' di tempo. È vero che il video può risultare, la diretta un po' lunga, però poi come vedete il risultato è sempre bello da vedere, lo gradite, perché molti di voi riproducono queste ricette e il risultato è sempre soddisfacente, quindi perché correre? Facciamole per bene queste cose. Allora, questa è praticamente la sottigliezza che deve avere lo spessore che deve avere l'impasto, la sfoglietta. Quindi le facciamo, lasciamole qua, ok? E le facciamo le altre. Vediamo chi ci sta qua. Ciao Patrizia, grazie, hai fatto una torta pasqualina meravigliosa. Ti ho ringraziato dall'inizio. Mi giro un attimo le palle. Ti ho ringraziato dall'inizio. Brava, brava, brave tutte quante. Assunta, ciao, buonasera. Imma, anche tu ci sei. Imma Scandurra, buonasera cara. Facciamo, stendiamo questi qui. Mi raccomando, condividete la diretta, condividetela. E ancora una volta vi dico che sulla pagina c'è il pulsante segui, dovete seguire per attivare ovviamente le notifiche e per ricevere appunto le notizie sui sapori di Procida. Un'altra sfoglia è pronta, quindi lasciamola qui. Allora, Alessandra, buonasera, Porellina, meglio, buonasera a te cara. Facciamo così, c'è un profumo qui tra cipolla e pancetta, che poi si sposa bene la cipolla con la pancetta, no? Anzi, vi dirò un'altra cosa, quando andate a fare, se dovreste fare insomma il pesto di fave, come io vi ho detto, con i pinoli, la parte interna bella tenera delle fave, le frullate con l'olio, pure se non ci mettete l'aglio, ma ci mettete proprio giusto un pochetto di cipolla, è la fine del mondo, perché poi la fava con la pancetta, oppure la fava in questo caso frullata, si sposa bene come gusto con la cipolla. Vediamo quali ci sta. Marica, eccoti, ho fatto le crocchette con i friarelli, ma non, vedi, Marica, Maricuccia, io non ho dimenticato il tuo nome, anche se hai una scritta araba, Akram, Mok, non so che scritta sia, però mi dicesti che ti chiamavi, cioè che ti chiami Marica, il tuo nome non l'ho dimenticato, vedi? Sono attenta, ovviamente con chi posso, cioè no con chi posso, quando riesco sono attenta a tutti quanti voi sicuramente. Sì, Patrizia, ma poi ti trovo bene, 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 Gioia, Nella, tu che dici? Più tardi la risposta, brava, non le viste? Come le ho fatte, ah sì, perché nessuno, cioè beh, però poi dopo le rifate, io vi do l'input, vi do lo stimolo, vi do l'idea e poi dopo, magari dopo, domani, altri giorni, le rifate. Fatemi girare un attimo le fave,
fare. Allora, poi il periodo anche dei piselli freschi, che buonissimo con la pasta, il classico è con pasta, piselli e uova, e sempre parliamo di bombe caloriche, però sono piatti, saranno pure piatti contadini, piatti di un tempo, ma sono sempre quelli top, che vanno sempre avanti. Questa è un'altra sfoglietta, parlando le facciamo tutte. Ciao Francesco, che dici, domani ci vediamo in palestra, ci vedrai domani? Io spero di mattina, non so tu, spero di esserci al mattino domani. Allora, vediamo. Nella, sì, certo, anche le fate al giorno, bravo. Poi farò anche altre io ricettine, ovviamente ve le posterò giorno per giorno. Stamattina invece vi ho postato la colazione con me, se avete visto, quella plum cake alle arance e alle mandorle. Anche quello che fatelo, perché veramente è buonissimo. E poi non solo è buonissimo, ma resta morbido anche per 5 giorni, se conservato correttamente, però lo dovete conservare bene. Chiuso bello in quei contenitori a chiusura ermetica, e mantenere il gusto, il sapore, il profumo, tutto, dovete provarlo. Ciao Anna Rita, grazie. La curiosità, il pesto con le fave pure mi sembra ottimo, si mangia sulla pasta? Sì, si mangia sulla pasta, oppure, perché quello è comunque bello corposo, mi giro un attimo, ma è corposo, quindi essendo che è bello corposo, lo potete tranquillamente mangiare sulla pasta. Pasta lunga, pasta corta, fate voi. Io preferisco generalmente o le linguine con spaghetti oppure pasta rigata, e poi ci fate una spruzzata di pecorino sopra, mi raccomando, pecorino, non parmigiano, deve essere pecorino. Poi dicevi tesoro, puoi anche metterlo su delle bruschette belle calde, magari con della pancetta tostata, e ti fai un contorno, un antipasto, magari un antipasto contadino ma saporito, perché no? Vicino ad altri salumi, ad altri formaggi, vicino a queste pizze di Pasqua, insomma, voglio dire, sono anche delle cosette semplici, facili, veloci, e come dicono, una favola da fare in pochissimo tempo con prodotti di stagione, che richiamano anche soprattutto il periodo di Pasqua, quindi è tutto perfetto, tesoro, puoi fare tutto. Michela va in palestra, anche io ci vado. Che disciplina fai? Che faccio io? Io faccio, sto facendo un po' di terapia perché ho un pochetto di problemi alla schiena, quindi faccio un po' di palestra dolce, facciamo un po' di palestra dolce, giusto perché la palestra a prezzi non è proprio il mio caso in questo momento, ma ho avuto problemi con la schiena ultimamente, e vi ricordate anche con il braccio sono stato un po' cacciaccarella, e quindi faccio un po' di palestra della vita, diciamo così, niente di che. Allora, vediamo qua, buonissime ragazze, no tesoro, di cosa? Puoi farlo tranquillamente, devi fare questo pesto di fave che è al bacio. Allora, che cosa facciamo adesso? Adesso le nostre sfogliette sono pronte, vedete, no? Sono belle fatte, vedete? Non si rompono, vedete? Sono asciutte, quindi le passiamo adesso in padella, vi devo portare con me, dobbiamo lasciare il tavolo di lavoro. Allora, mi sciacquo un attimino le mani e sono subito da voi, Allora, le fave ancora occorre un altro pochetto di cottura, mentre noi cuociamo le nostre sfogliette di pane, aggiungiamo un goccino di acqua perché il vino già l'abbiamo messo. Aspettate che adesso vi giro verso di me, spostiamo il tavolo e vi porto da me. Ok. Ecco qua. Allora, avete ragione che io faccio le tarantelle, mi sposto di qua, mi metto di là e paravia e parà, mamma fa per forza così, perché così no, non mi potete mai vedere ecco di faccia, ok? Prendiamo un poco d'acqua e mettiamo nelle nostre fave. Vi faccio vedere anche a che punto si trovano le fave come cottura, in giro. Ciao Tina, Patrizia. Allora, Ada, come fare a non sporcare il tuo impasto e osi fare? Io faccio un disastro.
ma io sono talmente abituata. Ora vi spiego, aspettate. Allora, prendiamola all'acqua, mettiamola qui, facciamo cuocere un altro pochetto. Nel frattempo, prendiamo, io uso questa padella qui tipo crepe, ci mettiamo un pochetto di olio, ma giusto un pochetto pochetto, che poi andiamo ad asciugare lo stesso con un tovagliolo. Allora, un goccino di olio. Facciamo così. Fatemi togliere tutte queste imbarazzate di qua perché non mi serviranno. Allora, facciamo così. L'olio. Prendiamo un po' di olio. Passiamo così. E iniziamo a riscaldare la padella. Margherita, che bella, che bel cuoricino che mi hai mandato. Questo pupazzino, che cos'è, un angioletto? Bene, allora, vediamo. Serenella, io non ti avevo vista oggi, o ci stavo, io non ti ho visto, perdonami. Allora, Antonella, buonasera da Lamezia Terme. Ciao cara, benvenuta tra di noi. Allora, fatto questo, adesso non ci resta che aspettare un attimino che si riscaldi questa padella, poi andiamo a metterci le nostre sfogliette. Allora, mi stavate dicendo come fai a non sporcarti? Allora, io sono talmente abituata. Allora, diciamo che da sempre, sono anni che i miei movimenti sono anche un po' robotici, tra virgolette, sono umana per carità, però sono robotica, perché sono talmente abituata a fare determinate cose tutti i giorni allo stesso modo, che veramente lo faccio con una praticità e velocità senza avere alcuna difficoltà. Ovviamente ci sono anche gli imprevisti che ci si mettono di mezzo e che a volte ti fanno quel minuto di ritardo, mi è partita per me la giornata, mi salta la giornata. Però io sono talmente robotica anche nei movimenti che riesco anche a non sporcarmi, anche perché diciamo che sono una decina d'anni che ho intrapreso questa strada di cucina, laboratorio e cose altro, per cui ho anche mi sono abituata anche a parlare con la gente, a lavorare, però a non sporcarmi più di tanto. Poi diciamo che è anche un piacere presentarmi in questo modo. Attenzione, c'è anche chi mi dice: Michela, ma tu in cucina cucini così, ma vi pare che posso mai stare tutta inciuciata così? Non posso stare inciuciata così. Lo faccio innanzitutto perché, a parte la cucina, chi mi conosce sa, faccio tutto un altro lavoro anche, nel senso che ho un negozio, per cui al negozio ci vado normale, un po' così vestita, no? Oh, non ci vado né in tute, non ci vado neanche, e poi non ci sarebbe niente di male, non ci vado col grembiulino, ma ci vado vestita così normale. Quindi tutti i giorni io ho un negozio e vado lì. Poi ho le mie ore di lavoro in cucina e mi metto quello che serve per la cucina, il grembiulino, le scarpe da ginnastica, la benedizione, tutto quello che occorre per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie, e quindi io lavoro in quel modo, è normale, no? Però qui adesso, essendo io sto con voi, o siamo amici, siamo tutti amici, ci troviamo nel mio salotto, nella mia casa, e vi invito a stare con me, mi fa piacere presentarmi in questo modo, perché poi io sono così, realmente, nella realtà. Vabbè, che negozio hai? Allora, io lo dico sempre, per tanti anni ho avuto un negozio di abbigliamento, ecco perché mi vedete sempre inciuciata, impupazzata, perché io amo l'abbigliamento e tutto ciò che appartiene a quello che insomma possiamo indossare e mostrare. Quindi sono stata commerciante dell'abbigliamento ed oggi invece ho un negozio insieme a mio marito di elettronica e ferramenta, che è tutta un'altra cosa, però comunque sono sempre a contatto con il pubblico. Allora, hai il viso, un imprevisto, il viso sul siamo, e vedi? Ecco qua, il bello, eccolo, l'ho visto cara, l'abbiamo tolto? Non mi sono neanche guardata perché talmente a parlare con voi che non mi guardo neppure, cioè penso a rispondere, grazie tesoro, ma non ha importanza, la farina poi dà il tocco della cucina, no? Vediamo un attimo se le fave sono pronte. Allora, quasi quasi pronte le fave, adesso la nostra padella è bella calda, iniziamo a metterci la prima sfoglietta e copriamo col coperchio in vetro. E poi piano piano facciamo le altre. Fatemi sentire che avete ragione, che è speciale. No, io sono una persona normalissima. Giuseppina stamattina mi ha incontrato di persona, chi mi conosce nella realtà sa chi sono, sono sempre la stessa. Come mi vedete qui, sorridente, allegra, che parla una continuazione, che non si sta mai di quella è Michela. Quindi voglio dire, nulla di, non cambia nulla.
è solo che io sto di qui e vi faccio vedere le cose, voi state qui, ma non ho nulla di cui essere diversa, diciamo, rispetto a voi. Allora, qua sta soffriggendo che è una meraviglia, sta cipolla e tutti l'ambaradanna appresso. Ecco, l'ambaradanna è un'altra bella parola mia, no? L'ambaradanna, tutte paroline che mi escono al momento quando sto con voi e sono felice di esserci. Mi escono tutte queste belle parole che poi andiamo a vedere che significa. E l'ambaradanna significa tutto questo casotto, no? Tutto questo imbroglio, questi sono questi ingredienti che ci sono, questo in che vuol dire. Giriamoci anche le farine. Io faccio un macello con le farine. Lo so. Mettiamoci un altro boccino di acqua, ma giusto per farle cuocere il tempo che ci facciamo le nostre. Guardate come fanno le bollicine, adesso vi faccio vedere. Non alzo la padella. Ecco qua. Che dici Ciro? Ma lo slogan, sì Mario, sempre lo slogan, veloce e veloce una favola. Ciro, che dici tu solo a guardarti e mangiare, grazie. E Vincenzo, esatto, per la parola detta che è il di più, giusto? Benissimo, ce la segniamo allora. Inciucio, bravo. Esatto, ce la segniamo. Rosetta, tesoro, eccoti qua anche a te. Vediamo che effetto fa questo. Questa padellina, ce la giriamo. Queste sfogliette qui, allora in effetti, voi sapete che in questo periodo molti usano mangiare il pane azimo, che il pane è praticamente quello ebraico, senza lievito. Però questo qui, io ci ho messo un pochetto di lievito per farlo rimanere un poco morbido, per fare qualche bollicina, insomma, giusto per tenerlo così. Però poi voi potete anche non metterci nulla e fare solo acqua e farina e stenderla allo stesso modo come lo steso io. Il giorno di Pasqua, insieme ad altre ricette nostre tradizionali, porterò a tavola pure le tue ricette. Brava! Le ricette di Procida, dei sapori di Procida di un tempo di Michela, mi raccomando. Mamma mia, che profumo qua. Che ve lo dico a fare? Allora, che cosa volevo farvi vedere? Il mio piatto con la presina di Giuseppina Oletta. Allora, questo è sempre quello la mio, guardate com'è carino, troppo bellino. E giustamente la mia cara amica stamattina mi ha portato questa presina fatta da lei a mano, perché mi diceva, e quindi apre più dovrebbe, richiama tantissimo i colori della mia pupa, che poi sarebbe il mio, insomma, il mio logo della pagina, Allora, che cosa mi diceva la mia amica Giuseppina? Che lei, perché ci siamo raccontati un po', no? Allora, lei mi diceva di me che io ho questa passione per la cucina che mi è stata trasmessa negli anni da mia madre e ancora di più dalla nonna, perché io non sono vissuta di più con la nonna, essendo che mamma l'ho persa molto prima. E quindi ho vissuto con la nonna, che mi ha trasmesso tante altre cose, a parte questo, ma tanti suoi racconti, tante parole antiche, tanti racconti, tante storie della sua gioventù, insomma tante cose che ho impresse nella mente. Veramente potrei scrivere un libro sulla storia di una persona, di una nonna antica che ha vissuto 92 anni, è nata nel periodo della prima guerra mondiale, ha vissuto la seconda guerra mondiale, ha un suo vissuto, ha un suo perché, ha un suo tutto. Quindi mi diceva Giuseppina, come io ho la passione della cucina che mi è stata trasmessa, lei ha la passione che la nonna le ha trasmessa dell'uncinetto, perché abbiamo le storie un pochetto simili di vita, anche lei ha perso i suoi genitori, la sua mamma, presto, e quindi ha avuto modo, insomma, di stare più con la nonna e tante altre cose. E per questo io l'ho sentita molto vicino a me, e lei altrettanto mi ha regalato questa, guardate, è una cosa troppo bella, un pensiero bellissimo, ma veramente fatto con il cuore. Questi sono i regali più belli. Che ve ne fate di quelle cose grandiose che potremmo poi alla fine comprarcele anche noi? Queste cose piccole sono le cose più belle che ci possono essere, perché sono le cose che rappresentano veramente che sei una persona importante per l'altra, che veramente ti pensa,
perché veramente sei un qualcosa. Quindi questo è un regalo bellissimo, grazie di cuore. Allora, fatemi girare le fave e fatemi vedere Antonio cosa sta dicendo. Grandissimo Antonio. Allora, ecco qua, pronta? Questa è pronta, guardate com'è sottile. Ne mettiamo un'altra. Vado, eh? Ok. Vedete? Vedete? Dopo vi faccio vedere come fa il crunch. Aspettate però che scotta. Antonio è una relazione napoletana che si chiama Miss Giuce, ma perché non trova pace? No? Ah, benissimo. Dopo me la rileggo un po' perché scorrono talmente veloci. C'è una canzone napoletana, si chiama Miss Giuce. Allora, di qua la leggo. Dopo me la rileggo, magari la vado anche a cercare. La cantava Aurelio Fierro, dopo la vado a vedere su YouTube. Grazie, Antonio. Bene, bene. Allora, le nostre fave sono quasi, hanno quasi terminato la loro cottura e anche le nostre sfogliette, perché per la prima ci vuole un pochetto di tempo, dopodiché il resto viene da sé, subito si cuoce. Allora fatemi vedere di qua che dice Giovanna Carina, grazie. Io sto guardando anche di qua perché ormai tengo il telefono, due telefoni, mi fate avere due telefoni, tra un po' mi arriva pure la telecamera, mi arriva pure il terzo telefono, vi guardo da tutte le parti del mondo. Le cose fatte, sì tesoro, è vero, sono le cose fatte talmente, quelle fatte con il cuore, fatte veramente perché si vogliono, sono quelle speciali che restano, seppur fosse un semplice spillo, ma resta sempre, eh? Perché le grandi cose alla fine sono belle, perché possono dire wow, guarda com'è bella sta cosa importante, questa cosa maestosa, però poi alla fine che ti rimane? Alla fine poi ti rimane sta cosa lì, magari, invece queste piccole cose fatte improvvise, belle, sono quelle più belle, non ci sono parole da dire, sono cose belle, punto, mettiamoci il punto, ok? Vediamo un pochetto chi ci sta ancora qua con noi. Giuseppina, tanto devi ritornare tu prossimo qui. E aspetto pure la mia Serenella. Allora, le fave qui sono pronte e io le spengo. Lasciamole raffreddare un pochetto perché poi le impiattiamo. Io passo. No, voi ci vedete bene, quindi non passo proprio niente perché ci vedete bene. Giro semplicemente quest'altra focaccina, andiamo a prendere quest'altra. Allora, io adesso ne farò quest'altra, proprio per evitare di andare oltre. Facciamo quest'altra, andiamo ad impiattare e vi faccio vedere il crunch, poi gli altri me li faccio io, perché non voglio farvi perdere troppo tempo. Perché qualcuno mi diceva che la diretta poi è troppo lunga, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che, come dobbiamo fare? Come dobbiamo cucinare? Le dobbiamo fare queste cose o no? Poi la fretta è cattiva consigliera, cioè ci fa sbagliare, è vero Serenella? Serenella, stasera ti sento un pochetto silenziosa nello scrivere, perché non vi sento, ma chi è? Chiacchieri troppo? Sì, Gioia, mi piace parlare, e d'altronde io devo comunque parlare, perché immaginate una persona che cucina e si sta zitta, voi la vedreste? Non penso. Allora, oh no, le persone si stanno zitte e dobbiamo stare zitte, come facciamo? Parli tu, chi è che parli tu? Grazie, grazie, grazie di cuore. Facciamo l'altra e poi completiamo il piatto. Lo so tesoro, Teresa, noi poi ci incontriamo pure spesso, quindi vieni al negozio, ne parliamo sempre. Ingugia meno, che significa? Ci vuole tempo per fare le cose, sì tesoro, ecco, vedi, purtroppo, ben bene, perché ci vuole il tempo, altrimenti risultano le cose crude. Allora, questa pure è pronta, me ne faccio un'altra e poi il resto le faccio io. Ci vuole il tempo, perché se io presentassi un piatto non cotto e crudo e mal fatto, e poi dice Michela sta là, ha parlato perché è stata mezz'ora, almeno mezz'ora concedetelo, no? Perché comunque cioè, ci vuole il tempo per fare queste cose, ma che ha fatto? E poi che facciamo? Ciao Michela, ti seguo da un po' e devo dire che sono grazie anche a te tesoro, anche a te
vabbè, voleva forse dire che magari in queste situazioni bisogna parlare meno, non so il perché, ma comunque parliamo di meno, ma io non parlo di meno. Ciao Monica! Lo so tesoro, ci tiene allegra, è vero, è vero, è vero. E d'altronde è così, non possiamo fare diversamente, eh? Facciamo, giriamo quest'altro, io vado di mani, quindi giro con le mani. E ci facciamo quest'altro. Nel frattempo prendo il mio piatto, piccole cose ma con grazie, certo, e dopo ti seguo e ti ringrazio di cuore, grazie. Prendiamo il piatto mio e iniziamo a metterci, ecco qua, dopo me la sistemo da qualche parte perché deve stare in bella vista in cucina la mia presina di Giuseppina, eh. Allora, prendiamo il piatto e iniziamo a metterci le fave. Ripeti la ricetta. Allora tesoro, noi abbiamo fatto queste sfoglie che ti faccio vedere così, che abbiamo steso, sono sfoglie di pane, che poi alla fine è come se fosse del pane azimo, per cui molto croccante, quindi alla fine è acqua, farina, un pochetto di lievito istantaneo per torte salate, un poco di olio, un pochetto di sale. E poi ho impastato e lasciato, ho fatto delle piccole palline, ne sono risultate 7, ne abbiamo ricavate 7 dall'impasto e le abbiamo lasciate un poco lì, mentre abbiamo preparato le fave con pancetta e cipolla, ma io comunque domani vi posto tutto, quindi non vi preoccupate. Non devi parlare di me, no tesoro, io non parlo, ma non potrei, io sono così, come faccio a parlare di me? Dovete chiudere, mi dovete mettere uno scotch, qualcosa per chiudere, un nastro adesivo, non posso fare. Io sono così, che dobbiamo fare? Chi vuole esserci ci sia, chi invece magari crede che magari, che vi devo dire, parli troppo o che dia noia, non problem, io apro la porta a tutti. Poi chi vuole esserci ci sia, chi vuole andare via, non problem, non trattengo nessuno tesori miei. Chi vuole esserci ci sia, per me è un piacere, o no? È giusto? Allora, quindi giriamo anche un altro pochetto di qua e impiattiamo. Vi ho detto che dovevamo impiattare le nostre fave. Eccole qua. Impiattiamole per bene. E poi ci mettiamo. Vedete? Dopo adesso mi avvicino e vi faccio vedere. E poi le abbiamo cotte con lo strutto. Con lo strutto, quindi facciamo così. Prendiamo quest'altro pochetto qua, si usa anche fare con le verdure, con quello che volete voi, potete fare queste fave, buone, anche crude, chi dice qui, Linea, grazie, anche a te. Allora, ma io dico le mummie, non va, le mummie, no, mamma mia, io ho paura delle mummie, come fa queste mummie, abbiate pazienza. Uè, che piatto! Come che piatto? Ti piace? Te vedi la verità? Eh? Il mio piatto? Fatemi mettere anche queste altre sfogliette, se no le bruciamo. No, 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 abbiamo finito. Questa qua è un'altra giratina ed è pronta anche lei. E dopo mi faccio le altre, sono altre 4, quindi 3 ve le ho cotte in presenza e le altre me le faccio io tra un po'. Serena, che dici? Perché ridi? Perché ridi, Serena? No, ma me lo devi dire, perché stai ridendo. Allora, queste me le abbiamo fatte, a posto. Mamma mia quanto ascolta, vedete? Pronte. Quindi, mettiamole qui. Qua. Ed eccolo qui. Adesso vi giro. Il nostro piatto è pronto. Semplice, contadino, veloce, ma arricchito in gusto, perché abbiamo messo la pancetta. Vedete? Molto semplice, veloce, pratico, buono, saporito, profumato, non ho più altri aggettivi da dire perché è tutto, sto piatto parla da solo, è il piatto in sé per sé, come struttura, come base, e quello che c'è poi dentro, eh? Ciao Ciro, grazie, sì, troppo buono, vi faccio vedere il crunch della nostra sfoglietta. Avete condiviso la diretta? Mi raccomando, ci conto, eh? Veloce, veloce una favola, Serenè. Vi faccio vedere il crunch. Vedete?
è come se fosse proprio un pane asimo. Sfogliette. Quindi potete tranquillamente farlo, resta così perfetto anche il giorno dopo, quindi potete tranquillamente accompagnarlo con delle verdure, fossero fave, fossero piselli, che vi devo dire, solo le cipolle cotte, perché no, ancora più buone, le cipolle fatte in padella alla fine del mondo, con un goccetto d'aceto, e che ve lo dico a fare, è inutile parlare, perché poi le cose queste qui di giardino, questi prodotti naturali, prodotti schietti di giardino, cotti in un certo modo, con delle piccole accortenze, fanno un piatto da fare. Serena, che dici? Perché ridi? Grazie Enza. La cipolla di Tropea, quella rossa, che è buonissima. In questo caso noi adesso abbiamo le fresche di giardino, per cui andiamo ad utilizzare quelle. Però io generalmente come cipolle utilizzo quelle rosse. Sono un pochetto più dolci, sono, grazie Lucia, un pochetto più dolci, un pochetto meno... meno, diciamo, non sono troppo forti, né nel tagliarle e nel metterle poi nei giusti piatti, insomma. Chi è qui? Ciao dalla Sardegna, tesoro, buone come aperitivo? Sì, cara, buonissime come aperitivo, eh? Magari potessimo fare insieme un aperitivo tutti quanti, no? Allora, mi raccomando, condividete la diretta. Lasciate il like al post, alla diretta se vi piace, i vostri commenti io ce l'ho e sono tantissimi e vi ringrazio di cuore, siete stati tantissimi anche stasera per la rubrica di Cucina con Michela che si tiene sempre la domenica alle 19 qui su Facebook, mentre giovedì non potete mancare perché faremo due ricette di Pasqua, quindi non perdete la puntata l'appuntamento di giovedì sempre alle 19. Ma ti vedi con me? Tu se ti approcci non te ne vai più, Serena, ti affezioni a me, non te ne vai, e io a te. Ti saluta da Monaco di Baviera. Ciao tesoro, grazie di essere stata con noi, grazie veramente di cuore a tutti quanti voi, e che dire, ci vediamo nelle storie, ci vediamo a breve con altre novità che non vi dirò, ma seguitemi e vi aggiornerò nelle storie e nei post. Quindi seguitemi sempre qui su Facebook, sono anche su Instagram, voi lo sapete, sul blog di Giallo Zafferano, che è mio. Qualcuno la volta scorsa mi diceva, io non seguo Giallo Zafferano, mi piacciono le ricette, insomma, queste fatte insieme. Allora, le ricette che ho posto sul blog di Giallo Zafferano sono in realtà queste, quindi sono le mie. Solo che io ho anche il blog, grazie a Giallo Zafferano, su Giallo Zafferano. Quindi è una cosa in più che ho. Sì, verrò in Sardegna, magari, non ci sono mai stata, tesoro. Ecco, io generalmente una volta all'anno, quando insomma vado in vacanza con la famiglia, andiamo in crociera. Però chissà, magari se dovessi farla lì in Sardegna, oppure venire in Sardegna, ci contatteremo e ci incontreremo sicuramente. Allora, quindi condividete la diretta. Domani vi posto tutto, ci vediamo giovedì per le ricette di Pasqua insieme, due sempre, una dolce e una salata, e niente, seguite la pagina, mi raccomando, al seguire la pagina è importante. Io vi ringrazio di cuore, ciao Ciro, ciao Imma, ciao Giuseppina, grazie per la tua visita stamattina, per il tuo pensierino, grazie a tutti quanti voi che ci siete sempre, grazie di cuore, e ci dobbiamo lasciare, eh? Vi lascio con, vi faccio vedere un'altra volta il piatto, dopo vi faccio foto e tutto, e ci vediamo giovedì, ok? Un bacio, vi auguro una serena domenica sera, e che dire, grazie di cuore a tutti quanti voi. Un bacio.